sono dipendenti del consiglio comunale. Un chiarimento, non ha nessun consigliere alla data di missione, si tratta di scelte politiche fatte da alcuni, di uscire da un partito e andarsene ad altro, oppure di dichiararsi indipendente rispetto al partito in cui erano stati eletti. Quindi sono scelte poi ovviamente personali che hanno poi una valenza politica, ma nulla di più. Sul sindaco deve cadere, per mo' stiamo qua, poi alla fine... Tutto può succedere, solo che questo fa parte del gossip quotidiano, dire, può essere un argomento quotidiano dove le persone fanno il totosindaco, cade, non cade, noi stiamo qua a governare, questo è un problema per noi che... è secondario. Del resto questa è un'esperienza che ha un inizio e una fine, quindi non siamo attaccati alla politica né tantomeno alla poltrona. Abbiamo, come dire, siamo qua per offrire un servizio ai cittadini, fino a che sarà possibile lo faremo. Dopodiché stiamo lavorando anche perché poi le voci che stanno in giro non ci preoccupano più di tanto. So come dice, da dove trasse, da dove yes, dice una bar. Sì, ma il consigliere... Ma è che puoi venire quando vuoi a fare la continuazione. No, sì, cosa è successo? Adesso è così comunale. Allora, stamattina ho detto, approfittiamo della situazione. Ma tua moglie ti ha cacciato di casa. Sì, ma cacciato, sì, sì, una cosa. Non mi ha risposto, su può fare del mascarone, dove? Il mascarone che cosa significa? Da qua io non sono da qua io, ma voi sapete la storia del questo mascarone. Non ti rispondo perché il mistero deve continuare. Ognuno deve dare la sua interpretazione su questi mascheroni. Tu li devi guardare, devi vedere che costi ti ispirano questi mascheroni. Questo è un mistero. I misteri da qua. È un mistero. È un mistero da qua. Ma la gente lo sa, non lo sa, fate il mascarone. Ognuno lo interpreta a modo suo. Ma che cosa? Il fatto che siano sul palazzo comunale avrà un significato. Avrà un significato. Poi quando ti hanno visto a te, sicuramente sono messi a ridere ancora di più. L'altra cosa, non mi ha risposto. Al fatto dei giardini di Piazza Roma, via Roma, la Palazzina Inesco. Ti ho risposto, tu c'hai la memoria corta. Tu c'hai la memoria corta. Non mi hai detto niente, cioè sì. Non mi hai detto la parola, non mi hai detto niente. Abbiamo saldato quello. Che è quello? Adesso provvederemo a farle pulire, a sistemare, ci prendiamo cura noi di quei giardini. A tutti i baresi dobbiamo far sapere. Tu verrai con me a tutti i baresi, i giardini di via Roma, Palazzina Inesco, saranno sistemati dal comune. È una salvazione per noi. Lo sto andando, andrà qui. Ah, a proposito, sì. Messe Peppe l'erario, canusci. Ecco, ma no. Grande appassionato della banda di Acquaim. Lui ieri piangeva l'intervista, piangeva, dice che è scomparsa una storia, una cultura da qua via. E la colpa di chi? Attacca a voi la colpa, l'amministrazione. E non male che stiamo da un anno qua, perché... le bande non esistono per chi ha. No, esiste, no, da qua via. Due bande abbiamo, come ogni cosa, abbiamo due bande, due squadre di calcio, tutte a doppia abbiamo da qua. Tutto a dopo. Sì. Un pallone esiste proprio, dice che non date contributo più al pallone, non date più contributo alle band, non date... Senti, la legge adesso dice di dare contributo e sponsorizzazioni, quindi è chiaro che mo, con le società dobbiamo impostare un rapporto diverso, però purtroppo è così. È così. Però piangevi, Messlera, piangevi. Per la band, piangevi. Senti, l'assessore Pietrafort si sta impegnando per cercare di ricostruire la banda di Acquaviva. Il problema vero è che ne abbiamo due, siccome le risorse sono poche, dobbiamo fare in modo che si mettano tutti insieme e fare un'unica banda. Perché la tradizione bandistica di Acquaviva... Anche pensate alle band che lasciare band, così, le band musicali, non le band... Nicola, tu devi andare a rubare, di. Così, salut, salut. Saluta Mariano, sì. Ma domani verrà di nuovo, ciao Mariano. Ciao Mariano, ciao. Oh, buongiorno, siamo al Consiglio Comunale ad Acquaviva, con presente il dottor, grandissimo dottor Petruzzelli, un grande uomo, 45 anni di lavoro alla provincia di Bari. Adesso è venuto qua da qua vivo, non lo so che è venuto a fare. Voleva sistemare qualche cosa, ma non hanno dato la possibilità di sistemare. È vero, dottore? La gente ha votato legittimamente, ha scelto diversamente, poi se si pende dopo. Si sono pentiti. Questo non lo sappiamo. La gente dice abbiamo perso un treno favoloso, e passate velocemente da quelli che non si è potuto fermare. Ma vediamo se la stazione la ricostituiamo. Dottore, io all'altro Consiglio Comunale mi sono fatto due risate, perché come al solito c'è sempre qualcuno che si aggrappa al balcone, che vuole diventare sempre qualcuno più grande, che lui fa sempre la differenza, che poi sapremo chi è, chi non è questo qua. Ma questo personaggio fa sempre l'arco della bilancia, o la vita di sinistra, o la vita di destra, sempre l'arco di bilancia fa, ma ci vuole giusto se dove? Dice che sono più Vlazasfei, ma posso Vlazasfei, a nostra rete Vlazasfei. Penso proprio di sì, se è quello che dici tu, però ognuno valuta, poi la popolazione deve valutare. È pure un buon giocatore di dama, perché lui fa le mosse senza mettere le mani. Oh, con gli occhi, sposta con gli occhi. Comunque. Come la vede la situazione qua, dottor Petruzzelli? Siamo in piena crisi economica, bisogna fare dei sacrifici, bisogna valutare un po'. Ieri il sindaco ha detto... Non giusto una lira, la lira è sparita, sì, non giusto una lira, ma non giusto un euro, ha detto. Purtroppo il bilancio
è stato distrutto, è stato speso, i limiti delle risorse sono quelli che sono, vuol dire che bisogna inventare qualcosa di nuovo. Lei che è un esperto di amministrazione di nettezza urbana, perché so che lei è un direttore di nettezza urbana di Corato, presidente della nettezza urbana di Corato, la gente già agitata, ancora non sa niente, però le notizie si sanno, il 30% d'aumento all'Altarso. Secondo me è poco. Per cui bisogna trovare una soluzione diversa a quella che propongono. La proporremo noi come minoranza. Ma il 30%, uno che paga 500 euro già di Tarso, non so se è 50 anni, allora lascia pigliare un proprio pensionato che vive da solo in casa. Non si può trovare una legge in base al nucleo familiare. No, c'è tutto un sistema diverso, così non si può dire. C'è da fare una nuova valutazione dei costi, un nuovo sistema di raccolta, una serie. Lo proporremo noi al prossimo bilancio in previsione. Io dico ai cittadini, dicono ai cittadini, non gli dico, se noi facciamo una raccolta differenziale, diamo il cartone al cartone, un filo al filo, un vetro al vetro, la carta alla carta, l'umido, non è che l'umido, la vedete vicino al muro, la mettete la bosca, come capo faccio la vedete vicino al muro? Io ho spiegato, l'umido è altre cose. È altre cose, l'umido va trattato in maniera diversa da quello che non può andare più in discarica in quella maniera, se non prima trattato. Facciamo una proposta concreta. E pagheranno di meno la Tarso? Se fanno la cosa da certamente pagheranno di meno. E avranno un premio, una scheda a punto, qualcosa? Io a Corato ho dato una scheda a premi, ho regalato anche la bicicletta. Bello, che se va da qua vivi, perché tu cammini tutto clomato. Dici, non ci stai da lì, dottor, però la sera, dove da qui non si può camminare. Fra Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, e la vita di gioco arriva le mani, è un traffico. Però le cose vanno fatte con criterio, hanno bisogno di tempi per ricreare questo meccanismo e convincere la gente a utilizzare meglio il rifiuto. Dottor Presidente, non la voglio stancare, perché no. so che lei parla per 10 ore, 20 ore, perché l'ho sentita al Consiglio Provinciale, 24 ore a parlare di sé con il dottor Petruzzelli. Il parlante va a fare ieri, non ieri. Lascia passare. Saluta Mariano, dottor Petruzzelli, allo studio. Mariano, la vedrà, la conoscerà Mariano. Saluta Mariano. Ciao Mariano. Ciao Mariano. Allora, stiamo aspettando. Il consigliere dice, il suo segretario dice che non mi vuole lasciare la deriva. Non sappiamo se è vero o no, andiamo a prendere. Se guarda. Buongiorno, signor consigliere. Buongiorno. Come vai? Io sono il grillo e tu parli. Vediamo che così va bene. Ti va bene. È un binomio perfetto. È un binomio. Però posso fare una cosa? Certo. Vediamo come li sta il cappello del grillo. Vediamo. Allora, andiamo il bastone. Facciamo parlare di grillo. Allora le faccio io le domande. Sì, no, io faccio domande, devo parlare. Allora, il suo segretario, non so, è il suo segretario quello. E il nome, mi deve dire? Vitto Petrelli. Assolutamente no. Ah, non è il suo segretario. No, perché dice a me, non ti lascerà mai l'intervista, pittisci, non ti lascerà mai l'intervista. Innanzitutto non mi sono mai sottratto ad alcuna intervista. Poi a uno simpatico, energico e propositivo come te, una ragione in più. Oh, signor consigliere Tisci, all'ultimo consigliere comunale, ma che cosa è successo? Non ha, il penultimo. Come ben sapete, due consiglieri della maggioranza hanno preso momentaneamente le distanze dalla nostra coalizione. E mi riferisco all'ingegner Filippo Cassano, amico che saluto, e all'altrettanto amico Raffaele Borregine, eletto nella lista dell'IDV. Io faccio l'augurio ad entrambi di un proseguo costruttivo affinché i lavori e i programmi stilati anche da loro si possano concretizzare nel più breve tempo possibile, in vista tra l'altro di un traguardo e di un appuntamento che è il cronoprogramma. Appuntamento perché è inserito nel programma stilato dalle forze di maggioranza. Appuntamento in virtù del fatto che non dobbiamo disattendere il mandato dei nostri elettori. Ma lei ha fatto una dichiarazione. Certo. Il consigliere Borreggio ha detto io non faccio più parte della maggioranza, ma sto sempre dentro perché faccio parte di un altro partito, API. API, che sono le api? Che sono?
Che significa? Alleanza per l'Italia, un nuovo partito, fondato dall'onorevole Francesco Rutelli, sì, che sta cercando, come tutti i partiti, consensi e adesioni nei comuni italiani. Allora, API significa API, che sorvolano tutti sopra di voi? Questo no. API è un... non dovevo io parlare di API, ma... se la domanda mi viene posta potrei abbozzare una risposta. È un partito che si spinge verso le forze centriste insieme all'Unione di Centro e ad altre forze che sono ormai da tempo collocate al centro della compagine politica, e ritengo opportuno fare ancor prima un augurio al consigliere Borregine e a tutte le caratteristiche e capacità per potersi determinare nel partito da lui scelto. Guardandolo bene, Giortisci, gli sta bene il cappello, sa? Ci siamo... Lidone. Quando mi parlano o sento parlare di Grillo, soprattutto Grillo parlante, mi viene in mente la storia di Collodi di Pinocchio, e qui si sono invertite. Io spero che sì, il Pinocchio lei non l'abbia ancora trovato. Certo. Ma lei gioca a calcio, gioca a dame, che tipo di gioco, gratta e vinci, che tipo di gioco fa? I giochi, l'aspetto ludico fa parte dell'essere umano. Ognuno poi ma lei aspetta sempre la mossa giusta quando si deve fare giù, aspetta sempre la mossa giusta ad Adam per diventare il pen principale. Certo, devo purtroppo andare a votare. Ma proseguiamo dopo. Bene, e l'impegno con i cittadini è quello di farmi risentire. Grazie. Aspettiamo noi, signor Tisci. Aspettiamo Tisci che ci darà ancora qualcosa da dire. Vai, potete andare. Allora, siamo sempre sul consiglio comunale. Signor Colangiulo, vuole salutare Marianna allo studio? La parlante, io sono il Grillo e lei la parlante. Però oggi invertiamo i ruoli. Io sono il Grillo e lei la parlante. Vuole salutare Marianna allo studio? Come la devo salutare? Con la mano. Ciao Marianna. Ciao Marianna, ti saluta fortemente, allora, anche se non ti conosco. Vediamo che il signor Colangiulo, il consigliere comunale, anche ha fatto l'assessore. Il sindaco non mi ha saputo dare una spiegazione sul Palazzo dei Mari. È dei Mari? Palazzo dei Mari. Sì, giusto, vado giù. Anche se sono da 25 anni, qualcosa lo so. Però non so ancora. Il Mascaruri, c'è cosa so? Che tutti dicono, sono Mascaruri, c'è cosa so? Non lo so. Vuoi dire a me? Se di acqua vive, dovessi sapere la storia. Molte volte vengono... Ecco perché ridi, perché lo sai. Perché... No, non lo so niente, non lo so. Che si chiama il mascarone? Sono proprio la zeba, sono mascarone. Quel che ha messo mascarone da sopra, indovina, che cosa significa? Certamente non il significato che vorresti intendere tu. No, cioè quello o quello che puntualmente viene detto in giro per la gente. Che cosa significa? Vorrebbero accostarli a coloro che ricoprono l'incarico. A Sant'Em c'è un detto che dico, c'è un detto che dico, sopra palazzo sono i volta giacchetta e addosso il mascaro. C'è così, eh? No, non è niente, dai. Sono delle figure che rappresentano la nostra comunità, il nostro simbolo, il nostro palazzo, ma che non hanno niente a che vedere con le nostre figure politiche. Ah. Per la maniera più assoluta. Perché chi ricopre il ruolo politico lo ricopre con serietà, dovrebbe almeno ricoprirlo con serietà, mettendo a primo posto gli interessi della comunità, gli interessi di Acquavive e degli acquavivesi. Devo guardare in basso quando parlo, non là. Va bene. Sì, andiamo così, sono qua giù. Come la vita la situazione da qua a vita? Tutto quanto si lamenta. Diciamo un anno, non si è fatto nulla da qua a vita. Come la vita? Qualcuno ha ragione. Anche noi avevamo... la nostra campagna elettorale soprattutto si era svolta nella discontinuità rispetto al passato. Qualcosina l'abbiamo fatta. Ma dalla vecchia amministrazione?